nell'ultimo fine settimana abbiamo visto una lite davvero, mi viene da dire, abbastanza clamorosa, perché era un po' di tempo che non si vedeva un Allegri così nervoso, sintomo che evidentemente tutta questa grande tranquillità non c'è. Poc'anzi parlavamo di similitudini col 2019, beh, evidentemente una similitudine con quella famosa lite con Adani, che è diventata, direi, abbastanza storica, io la vedo, cioè in entrambi i casi c'era un evidente nervosismo di base che appena lì, punzecchiato minimamente, è esploso. Ecco, secondo te questa comunicazione, intanto, partendo banalmente, che idea ti sei fatto di questo screzio televisivo, ma soprattutto se questo screzio deriva da un nervosismo che si poggia su quella che è la consapevolezza di un addio imminente. Beh sì, diciamo che i temi sono gli stessi legati a questa intervista di Athletic di oggi. Sì, effettivamente la chiamata su Adani, c'è cioè, grandissima similitudine, cambiano un po' le tempistiche, perché con Adani era scudetto già vinto, stagione un po' più finita di questa, ma non cambia tantissimo perché siamo comunque ai titoli di coda. Il nervosismo è tra l'altro totalmente ingiustificato, perché la domanda, per quanto una domanda che chiedeva una spiegazione, ecco, era una domanda giornalistica, e direi finalmente, dopo anni in cui Allegri non è mai stato messo in difficoltà, anzi è stato le interviste e le conferenze sono sempre state molto accomodanti, troppo accomodanti, finalmente qualcuno ha fatto una domanda che non era assolutamente impertinente né provocatoria, era una domanda alla quale un allenatore di calcio, bravo, competente, serio, appassionato, convinto del proprio lavoro, risponde con felicità, risponde con gioia, risponde con convinzione. Se si è sentito in difficoltà e si è visto attaccato, semplicemente perché non aveva risposte. Perché non aveva risposte. E quindi ha risposto alla persona, ha tirato in ballo la persona dell'intervistatore, cosa che non si fa mai, che non si fa mai, perché non è quello il punto. Si può non essere d'accordo, ma si parla di fatti, di opinioni. Il grande sconfitto dell'intervista a Sky di domenica è il pubblico. Cioè la grande vittima è il pubblico più che lo sconfitto. Lo sconfitto è Allegri, è il giornalismo e anche Sky, perché non mi è piaciuto per esempio come Caressa ha parlato della vicenda, Caressa ed ospiti hanno parlato della vicenda poi a Sky Calcio Club, però dobbiamo ricordare, come sottolinea Adani, l'ho fatto proprio domenica anche la domenica sportiva, che alla fine è tutto destinato al pubblico. I giornalisti fanno le domande non per capire loro, non perché devono capire, ma per far capire al pubblico, perché magari il giornalista ha già capito, il giornalista può avere le sue idee, opinioni e competenze, gli basterebbe guardare la partita e scrivere un'analisi magari anche distruttiva nei confronti di una squadra o di un allenatore. Non lo fa perché ha la possibilità dell'intervista da sfruttare per chiedere dei chiarimenti. Allegri nel dare chiarimenti difende se stesso, il suo lavoro, se vuole. Non è stato molto intelligente per niente ed anzi, come sto dicendo ultimamente, sta andando tutto benissimamente male, perché se in passato Allegri erano riusciti comunque a difenderlo, nonostante queste esternazioni, questa volta è totalmente indifendibile, tanto che anche alcuni giornalisti che lo hanno sempre difeso ed elogiato sono stati costretti ad ammettere che stavolta ha esagerato. E quindi diventa anche più facile parlare del fallimento Allegri, perché fino a poche settimane fa, quando si parlava del fallimento Allegri, ti venivano a prendere a casa tifosi e giornalisti indignati perché eri interista, eri anti-juventino, toccare Allegri in questo momento, è tutta una serie di scuse e di banalità. Oggi il re è pericolosamente ed evidentemente nudo, se ne sono accorti praticamente tutti, e questa situazione non può che essere a vantaggio della Juventus. No, anche perché poi da che mondo è mondo, da quello che ho potuto imparare io, il miglior giornalista è quello che fa domande scomode, cioè il giornalista che ti fa una domanda da 0 a 0, il giornalista che per quanto mi riguarda non aggiunge nulla, ecco, rispetto a quello che già sappiamo. Per cui quella era una domanda, diciamo, fino a un certo punto scomoda, nel senso che rispetto alla banalità di domande a cui siamo abituati nei confronti di Massimiliano Allegri, quella forse finalmente era qualcosina un po' di più. Tra l'altro, ricordiamoci anche che ora si parla un grande scalpore di questa vicenda qui, ma si fa il parallelismo con Adani, che è datato 2019, e che anche lì, ok, che era un momento diverso della stagione, ma era comunque subito dopo una cocente sconfitta, quella con l'Ajax, quindi anche lì era nervosismo puro, cioè va bene lo scudetto, ma comunque è riuscito, preso a pallate da quattro ragazzini, che poi di fatto abbiamo visto che col tempo non erano questi grandi fenomeni, evidentemente. Per cui, ecco, ci siamo dimenticati anche il fatto che ultimamente c'è stato anche De Grandis,
che era stato praticamente fucilato in diretta TV per aver fatto tanta scomoda, e qualche settimana prima la Della Valle. Ecco, ora allargando un attimo il cerchio, oltre Allegri, mi sembra che ultimamente ci sia questa tendenza molto antipatica nei confronti proprio dei giornalisti, non perché debba difendere questa categoria, perché potremmo anche allargare il discorso a De Laurentiis. Cioè, qua si sta veramente, secondo me, superando un limite che non è accettabile. Nel senso che comunque ricordiamoci sempre che il giornalista viene da una redazione che di base è quella che paga attraverso i diritti TV, società e quindi di conseguenza allenatori e giocatori. Non ti sembra che si stia andando un po' oltre da questo punto di vista? Cioè, questo enorme rispetto nei confronti di allenatori forse si dovrebbe un attimo ribaltare, cioè dovrebbe essere gli allenatori a capire che se percepiscono qualcosa è perché giornalisti e quindi redazioni sportive pagano. Sì, volendo anche banalizzare a questo, che è un argomento importante, ma non si sarebbe proprio dovuti arrivare a questo punto. Questo timore reverenziale è assurdo, è controfattuale, è l'inverso di quello che dovrebbe essere il giornalismo. Per fortuna all'estero non funziona così, quindi per sfortuna in Italia è un po' dappertutto così, ma cioè, ci sono dei modelli abbastanza vicini, per quanto all'estero, da cui imparare che forse si può fare meglio, anzi che sicuramente si può fare meglio. Sì, effettivamente sembra che ci siano dei personaggi intoccabili, Allegri soprattutto, ma non solo, però davvero lui è inarrivabile, cioè io non credo di si sia mai visto nulla del genere, ma nei confronti di qualsiasi personaggio, diciamo, dell'entertainment, quindi ci metto dentro registi, attori, presentatori, giornalisti televisivi stessi, cioè nessuno gode dell'impunità e ha goduto dell'impunità e dell'esaltazione di Massimiliano Allegri in questi anni, in una maniera davvero, forse qualche tipo di Hollywood, ma in ben altri contesti e con ben altre anche motivazioni, perché alla fine un tipo di Hollywood fa puro intrattenimento, non ha quelle responsabilità di deontologia, quelle responsabilità, diciamo, professionali anche nei confronti dei tifosi. Non rappresenta una squadra, quindi è ben diverso. Ci può anche stare di creare un idolo nel personaggio. Qui no, bisognerebbe portare rispetto innanzitutto nei confronti dei tifosi, e i giornalisti dovrebbero essere, in questo senso, quelli che controllano e fanno sì che i tesserati portino rispetto per i tifosi. Perché se i giornali, i giornali in particolare, pagano, come giustamente dice, le società di calcio, i giornalisti e i giornali chi li paga? Noi utenti, con gli abbonamenti e con gli acquisti. Quindi siamo sempre noi, tifosi, che sovvenzioniamo il calcio per prima cosa dalla base. E quindi il rispetto va ai tifosi. Se proprio non si vuole mantenere un rispetto dell'identità della Juventus perché si è un po' persa e si è trasformata la Juventus in Allegrentus. Per convenienza, poi, tra l'altro. Simo, però la domanda che ti faccio è: come ci è arrivato a tutto questo? Cioè, tu mi dici addirittura nel mondo in generale, nell'entertainment, nessuno è riuscito ad avere questo potere. Ma la domanda che ti faccio è: come ci è riuscito? Cioè, qu quale segreto ha utilizzato? Quale strumento ha utilizzato per avere tutta questa, chiamiamola difesa, chiamiamola sponsorizzazione gratuita? Non so come viene in mente. Cioè, te lo sei posto questa domanda? Come è riuscito a Sì. avere tutto questo? La mia opinione è che tutto parte dall'aumento, dall'inflazione nel calcio, dall'aumento della circolazione del denaro nel calcio, che poi si riversa immediatamente sui procuratori. È il sistema dei procuratori, secondo me, che porta a queste distorsioni. Perché il procuratore, che è una figura potentissima, cruciale, e che detta poi i ritmi di rinnovi, acquisti, cessioni e indiscrezioni di mercato ai giornalisti, è quello che può mettere sotto scacco i giornali. Se vuoi l'esclusiva, te la do, però rimaniamo in buoni rapporti. Quei buoni rapporti sono il problema. Si parte con i procuratori e poi si prosegue anche con gli allenatori. Faccio un esempio: perché Sarri era mal visto anche dai giornalisti juventini, che adesso magari non lo ammetteranno, e lo rinnegheranno, soprattutto in relazione a come hanno trattato Allegri? Perché non dava le formazioni. Ai giornalisti, soprattutto televisivi, serve la formazione in anticipo, perché fanno molti ascolti su quello. Noi andiamo sui giornali a cercare la probabile formazione e vogliamo che sia attendibile per il fantacalcio, per altri motivi. Sarri non la dava mai, Sarri la dava direttamente come formazione ufficiale quando allenava la Juventus. E questo gli ha portato più critiche. Ma lui se ne è sempre fregato delle critiche, perché dice: se mi dovete criticare, dovete trovare un motivo per criticarmi. Non perché io non faccio il vostro favore, perché non scendo a patti. Su questo cito anche De Zerbi, ha detto la stessa cosa di recente nelle conferenze pre-partita con la Roma. Ha detto: io lo so benissimo che vengo anche criticato perché tante volte
tanti giornalisti hanno provato a farmi scendere a compromesso, mi hanno fatto capire che avrei dovuto essere loro amico, a me non interessa perché io faccio il mio lavoro. Allora il punto è quello, in un sistema in cui si può trovare un posto al sole più facilmente con delle amicizie, tanti si cercheranno un posto al sole con le amicizie, senza tanto lavorare. Pochi invece, testa bassa, lavoreranno facendo prevalere il valore del lavoro e poi se lo ritroveranno, perché quelle poi sono competenze che non perdi. Infatti oggi dov'è De Zerbi? Dov'è Allegri? Credo che per il presente e il futuro ci sia una bella differenza. Dove può arrivare De Zerbi e dove Allegri non è arrivato mai? E questo è tutto frutto del lavoro. Nonostante questo sistema dei giornalisti e dei procuratori, che è tutto basato appunto sulle amicizie. Per cui questa è la mia opinione, poi magari a sapere tante altre cose. E oltre ai procuratori c'è anche il discorso dirigenza, perché anche lì, e lo stiamo vedendo proprio nella Juventus, io credo che ci sia un dirigente della Juventus che stia sponsorizzando Allegri in maniera smodata. Tanti degli articoli che leggiamo su Allegri che può restare in realtà sono suggeriti da qualcuno all'interno della Juventus, e quindi anche i dirigenti intrattengono ottime relazioni con i giornalisti e viceversa, e i giornalisti a volte invece di fare i giornalisti preferiscono avere amicizie.